mi piangono e non giocano più. Peter Sagan, hai cantato una canzone che si chiama? Te. Guarda qui la maglia rosa com'è bella. Guarda qui la maglia rosa com'è bella. Guarda com'è fascinosa addosso a me. Una canzone che già conosco, che so. Quanta gente che darebbe chissà che cosa per aver la maglia rosa sempre con sé. Ah sì? Ah, non lo sapevo. Peter Sagan. Ciao a tutti, ciao Guido. Ciao a tutti, sono ad Agrigento. Oh, la città di Pirandello, che bello, fa anche rima. Sì. Abbiamo visto panorami oggi incredibili, ma ve li racconteremo durante la puntata del Garibaldi Live. Siamo stati un pelo in ritardo, ma perché abbiamo appena finito di montare delle interviste che vi manderemo, insomma. Entriamo nel vivo di questa kermesse di Repubblica delle Biciclette. Il Giro d'Italia quest'anno davvero è una grande battaglia. Siamo stati al bus degli ospiti, delle squadre prima, e vi manderemo qualche contributo. Però intanto so che è collegato un inviato davvero speciale. Altro che Michael J. Fox, un inviato dal Novecento, da chissà dove. Dico bene, Poppy? Ah, senza dubbio. Adesso te lo lancio, vado a prenderlo con la macchina del tempo. Eccomi. Buongiorno, sono Marco Pastonesi, inviato speciale nel remoto, il passato remoto. E oggi è il 20 maggio del 1960 e mi trovo a Sorrento per la seconda tappa del Giro d'Italia, la Sorrento-Sorrento, ma passando per il Monte Saito, cioè si va da 0 a 1000 metri e si scende di nuovo giù a 0 in 25 chilometri, 12 chilometri e mezzo di salita, 12 chilometri e mezzo di discesa, e la tappa è nelle mani del fuoriclasse, il francese, il normanno Jacques Anquetil, il più bello, il più nobile, il più coppiano dei corridori, e sta regolando in classifica tutti gli italiani. C'è Carlesi a una cinquantina di secondi, poi c'è Nencini, Gastone Nencini, c'è Diego Ronchini, c'è Pippo Fallarini che ha corso la cronometro della vita, poi c'è Arnaldo Panbianco e Ercole Baldini, il treno di Forlì. Ma ecco che sta arrivando l'ultimo dei corridori, che è partito per ultimo, sta arrivando per ultimo, ma è primo in classifica, è incredibile, è primo in classifica, è Romeo Venturelli.
un corridore della San Pellegrino, tutti lo chiamano Meo, Meo è un pazzo, Meo è un grande, Meo è quello che ha messo d'accordo Coppi e Bartali, perché insieme si sono messi per la seconda volta nella vita i due grandi, e Bartali come direttore sportivo, Coppi come compagno, poi Coppi, sapete, quello, la tragedia che è successa, è morto pochi mesi fa, per malaria, ma c'è Meo Venturelli. Meo Venturelli di Sasso Storno, di Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Appennino Modenese, la nuova stella del ciclismo italiano. Da Sorrento, il vostro inviato speciale nel remoto, il passato remoto, Marco Pastonesi. Mamma mia, che lusso, Poppy! Siamo in gommissima. Salutiamo anche il nostro amico dei social RCS, sei su Repubblica Biciclette in questa grande diretta. Abbiamo avuto un inviato dal passato, Marco Pastonesi, che ci ha raccontato... Io sono quello dal futuro, invece. E tu sei quello dal futuro. Chi vince il giro nel 2075? 75, il nipote di Vlasov. Il nipote di Vlasov. Grazie mille. Ci vediamo sempre qui davanti al quartier Tappa, dove sì, possiamo arrivare noi. Limitati. Limitation Edition. Dai. Ciao Repubblica. Allora, come vi dicevamo prima, siamo andati dai Pullman a intervistare un po' di corridori. Oggi è stata una tappa particolare, avevamo fatto una bella polemicona ieri, cioè questi ciclisti italiani pippe che al Tour de France si fanno ridere dietro, anzi non ci sono, per forza non c'erano. E allora al Giro d'Italia i corridori italiani ci sono e guarda caso, tac, due vittorie su due. Oggi chi ti va a vincere? Quello che tutti prendevano per il culo al Giro d'Italia, che doveva essere la punta spuntata, ma cosa mette Davide Cassani, Diego Ulissi che non vince un tubo? Ecco, Diego Ulissi che non vince un tubo oggi ha regolato Peter Sagan, che è una cosa davvero quasi un ossimoro. E noi siamo andati però a intervistare colui che gli ha facilitato la vita, ovvero il mitico Valerio Conti, un nostro grande amico. Andiamo a sentire, Poppy, se ce l'abbiamo pronta, l'intervista dal bus della UAE Emirates qui ad Agrigento di Valerio. La Repubblica delle Biciclette, Valerio, hai vinto anche tu oggi, eh? Oh, sì. Per me è una grande soddisfazione fare quello che ti dice la squadra, farlo benissimo, e per un amico più che compagno di squadra vederlo vincere è una soddisfazione immensa. Ma i soldi li prendi anche tu della tappa? Io prendo le noccioline. No, scherzo, dai, penso di sì. Sai che si torna nel Gargano quest'anno? Che ricordi hai? Ho bei ricordi. Ho bei ricordi anche a fine stagione con te. Ma scusa, la UAE è diventata di colpo la squadra da battere. Voi a inizio stagione lo sapevate che eravate così forti? Le aspettative erano arrivare tra le prime tre squadre. Gianetti, Macin, tutti i capi stanno facendo dei sacrifici veramente immensi. Non si può rendere conto chi è al di fuori delle squadre. Sta crescendo questa squadra in modo, dai materiali alle preparazioni all'alimentazione, tutto perfetto. Ma ci fai qualche pensierino per le prossime tappe a scalare le posizioni? Lo rifai il colpaccio? Ma vorrei vincere una tappa, poi se la classifica me lo consente, poi con questa condizione che ha Diego, io sono l'uomo chiave. Vediamo, dai, prendo con serenità, perché già abbiamo fatto bingo da subito e vedrete che ci sarà ancora belle cose. Fai un saluto Maraglio alla Repubblica delle Biciclette. Un grande saluto alla Repubblica delle Biciclette. Vai. Ciao. Vado, dai. Beh, insomma, un bel colpaccio Guido. Ma no, ma succede al Giro d'Italia. Tra l'altro ti stanno raggiungendo anche i colleghi che escono dalla sala stampa. Vuoi farci una domanda in diretta? Di che tipo? Non so, ha detto che ci volevi fare una domanda. Ah, una domanda in diretta. Chi vincerà il giro? Chi vincerà il giro? Chirico! Devo controllare nella lista se c'è. C'hai la classifica generale? Ma Chirico non c'è. No, era la maglia nera ieri, mi risulta. Chi è maglia nera adesso? Non è più chi... È Book Walter Brent della Mitchelton Scott. Wow,
Gli italiani sono messi malissimo in questa classifica particolare, c'è Cimolai quart'ultimo, ma non è roba per lui. Ecco, forse Bisotti Alessandro, cosa dici? Potrà arrivare ultimo al termine del Giro d'Italia? Potrebbe essere una bella sfida, che dici? Vediamo. Se la giochiamo tutta, poi se mi metto magliette e pantaloncini io sicuro la vinco io la maglia nera, no, quella rosa no. Grazie, ciao, buona serata. Sono quelle cose, siamo all'uscita della sala stampa, quindi e capita anche di trovare gli amici. E stavamo appunto raccontando prima un raduno di pullman, è molto complicato beccare i corridori da intervistare, ma ci proviamo naturalmente per i nostri limitati mezzi. Poppy, tu hai visto la tappa oggi? Ah, sì, una meraviglia. Io ho notato una cosa, l'ho vista nel baretto qua di fianco. Ho notato che nel momento in cui si sono giocati l'asso di briscola, cioè facevano vedere dall'elicottero le immagini della Scala dei Turchi, che è una delle cose più incredibili che si possono vedere vicino a Agrigento, la Rai ha mandato la pubblicità. E quindi la Scala dei Turchi si è vista nel riquadrino tra un Estate e un'altra bottiglietta assortita. E invece la Scala dei Turchi la siamo andati a visitare noi questa mattina, perché la Repubblica delle Biciclette naturalmente continua l'impegno con Ecogiro della narrazione del territorio, ed vi assicuro che è un fenomeno naturalistico unico nel mondo. A questo proposito dovremmo avere collegata Francesca Lugeri. Cos'è? Eccola, è lì. Qua. Eccomi. Ciao Francesca. Ciao. La Scala ciao. Dei ma Turchi, come hanno fatto a mandare hanno mandato la pubblicità quando facevano vedere la Scala dei Turchi? Un tuo commento su questo. Lo so, è meglio che non riferisca alcun commento perché mi potrebbero radiare da tutte le scuole del regno. Comunque, eccole qua le immagini. Quello che non è riuscita a fare mamma Rai lo facciamo noi. Facciamo vedere. Noi abbiamo tra l'altro delle immagini, se riusciamo a... Ci racconti com'è possibile che madre Terra abbia concepito una cosa così impossibile? Madre Terra fa dei capolavori, e visto che avete anche l'inviato nel passato, io vado nel trapassato, perché vi sto parlando di 5 milioni di anni fa. Più o meno 5 milioni di anni fa cominciò a formarsi questa meraviglia della natura, meraviglia di natura geologica. È una formazione che risale al Pliocene, cioè quel periodo di tempo che è cominciato 5 milioni e 300 mila anni fa circa, per finire poi 2 milioni e mezzo di anni fa. E l'origine di questa Scala dei Turchi è un tipo di roccia che viene chiamata formazione dei trubi, ed è costituita da gusci carbonatici di microfossili. In particolare sono dei foraminiferi planctonici, delle globigerine, che esistono, appunto, esistevano all'epoca questi organismi unicellulari e veramente piccolissimi, con questo guscio carbonatico che, depositandosi sul fondale di mare profondo, dai e in milioni e milioni di anni ha costituito questa splendida formazione dei trubi, che poi è stata modellata dalle oscillazioni eustatiche del livello del mare. Questa formazione è estremamente delicata, questo tipo di roccia, proprio perché immaginate che sia costituita da un insieme poco cementato di questi gusci carbonatici, e quindi anche il turismo può determinare un impatto antropico troppo lesivo di quelli che sono gli equilibri. Francesca, che fanno sì che questa... Dimmi. Sono rimasto fermo alle oscillazioni eustatiche. Eustatiche, sono segnato con la matita, però... Te lo dico subito, sarebbe il fenomeno di innalzamento e abbassamento a scala globale, però, del livello del mare, del livello medio dei mari, ed è praticamente rappresentato da queste fasce orizzontali che vedete, appunto, sembrano disegnate su questa formazione rocciosa. Corrispondono alle oscillazioni del livello del mare, che rispondono
a quello che è l'equilibrio determinato dal fenomeno delle glaciazioni e dei disgeli, che comportano quindi un maggiore o un minore apporto di volumi di acqua dai ghiacciai, dai corsi d'acqua al mare, con conseguente variazione del livello del mare stesso. Francesca, possiamo dire che le oscillazioni nella classifica dei corridori, quel loro andare avanti di classifica, indietro in classifica, adesso possiamo coniare il termine oscillazioni eustatiche dei corridori nel Giro d'Italia? Certamente, possiamo vedere quanto sudano e quanto invece non sudano, per cui chi suda di più magari ha un abbassamento del livello eostatico e chi suda di meno vuol dire che fatica di meno e quindi... Scusate se mi intrometto, però io so anche un altro dato fondamentale, che per sudare bisogna prima bere, e a me sta venendo una certa sete, quindi non vorrei interrompere il vostro idillio, ma questa diretta ormai è quasi giunta al termine e abbiamo una certa sete qua ad Agrigento, un latte di mandorla non ce lo toglie nessuno. Beh, Guido, io sono veneto. Di qua c'ho il mio prosecco, non vi offendete, vero, se io bevo il mio vino dalle mie terre qui. solo invidia sì, e santé. Ma se posso anche stavolta vi consiglio di bere i vini della zona, perché come sapete ogni territorio ha il suo vino e questi vini che sanno di mare lì in Sicilia, a chi li lasciate? Provate Tra l'altro qui siamo in zona Montalbano e quindi abbiamo visto ieri Porta Empedocle, dove c'è un murales nuovo di Zecco, una statua dedicata a Camilleri, ma è un po' tutto un tour quello del sud della Sicilia che ci porterà magari questa sera a Sciacca a vedere il commissariato di Vigata. È un input fondamentale per il turismo. E tra l'altro è venuto prima a trovarci Moreno Moser, che sta facendo il giro E, cioè il giro in bicicletta elettrica. C'è anche questa iniziativa, magari ne approfittiamo per fargli un'intervista, la mandiamo in onda nella prossima puntata di Garibaldi. Qua stanno smontando tutto, ve lo facciamo vedere, ormai la prima vela ci ha già salutato. Guido, Moreno è il figlio, scusa la mia ignoranza, perché io, vedi, cioè ne capisco di ciclismo, è il figlio di Francesco. Nipote. Poppi, ti invidio il prosecco, non la conoscenza ciclistica. No, perché così con l'occasione facevamo anche gli auguri di buon onomastico a tutti i Francesco del ciclismo. Assolutamente, facciamo... Abbracciamo tutti i Franceschi, a partire dal quello più importante del pianeta. Cosa dici, Francesca? No, ma io sono Francesca Romana, attenzione. Ah, ecco. Io festeggio il 9 marzo. Va bene, la quarta tappa è tutto, ragazzi. Ci tolgono il segnale GPS. Perfetto. È stato un piacere e magari domani ci ricolleghiamo per una nuova puntata di Garibaldi Live. Ricordiamo a tutti di scrivere i commenti. A domani, ciao. Ciao. Mandiamo la sigla del Festival del Ciclista Lento. A domani. Bye bye. Quarto d'ora, quattro giri, poi piano piano cala, non è che sia così. La mia gamba stamattina gira male, questo fegato continua a protestare, tutta notte tocca tu con il bicchiere, e adesso quasi quasi rischio di cadere, se lo so da sempre che tu lo ripeta, non sarà la mia la vita dell'atleta. Abbiamo anche i ciclisti appiedati. Sono ciclista, è la domenica, e vado fuori di mattina che se nevica. Salvo l'MLM, salvo l'FLM, in cima al GPM, che guida la montagna. Ce n'è di roba? Ce n'è sì. Però stiamo parlando di Gibo Simoni, ragazzi.